Abete Legnami e Infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Gara chiave, quella del Campus Euro per due formazioni stagnanti a metà classifica, più o meno da inizio anno. Il loro percorso in Coppa di Lega ASI ci dice che sono squadre sempre pronte allo scontro diretto. C'è da migliorare sulla corsa a tappe, lo sanno. Borgorosso in maglia nera alla sinistra dei vostri monitor, e non solo come Ostia, in maglia gialla alla vostra destra, che animeranno questa sfida dell'undicesimo turno del campionato d'elite. Facile, perché sulle ali ha uomini importanti, là non solo come Ostia, che continua a condurre le danze cercando Mirante, il cross immediato verso il centro, molto bello sul secondo palo, buona l'occasione per Spada. Solo come Ostia, che con tre uomini, quattro ora con Mirante da sinistra, prova ad attaccare in area Mirante, il suo cross deviato, poi la lasciano malamente lì quelli del Borgorosso, del gol del vantaggio, è l'1-0 della non solo come Ostia. Il gol è stato del numero 7 di sotto, bravo a sfruttare un'amnesia difensiva del Borgorosso, che non ha rinviato il pallone. Sono sei elementi del Borgorosso che attendono di poter attaccare il pallone, che verrà sicuramente tagliato verso la porta di Marcheggiani. Parte Melchiorre, a giro dentro, teso, c'è uno stacco di testa e il pallone va sul fondo. Intelligente dei compagni, poi serve a destra. Sono in due, tra cui Parri, che la rigioca in qualche modo indietro. Azione che prosegue col cross lungo, molto buono verso il centro. Il pallone è entrato in... Vediamo, no, ha fischiato prima, non si può chiedere il VAR, ma... Tutto fermo, era fuori gioco. Qui Spada, la controlla. Dovremmo rivedere dopo. Borgorosso comunque è dedito più alla fase difensiva, ha lasciato praticamente il possesso e l'esposizione del gioco quasi totalmente agli ospiti. Qui prova a calciare direttamente dalla centrata, la faccia alta della traversa. Zuccheri vuole un aiuto anche da Serrao e Chicchericò, Cesaretti, l'inserimento di Di Sotto che non è in fuori gioco perché arrivava da dietro. Palla alta, gran destro del numero 7 che va vicino alla doppietta. Per quanto riguarda il pericolo corso in quell'occasione, qui corre però invece la non solo come Ostia, con Esposito, molto bello il cross dentro l'area di rigore, il pallonetto, la palla sbatte sulla base del palo, incredibile. Comunque un attacco sulla destra con Manuelli, quindi Scenna vede il movimento di Manuelli, che stavolta è servito bene sulla destra e può attaccare verso l'area di rigore andando centralmente. Era sotterra, c'è un giocatore che va a terra, tutto regolare secondo il direttore di gara. Assist che è l'ultimo del match, vittoria fondamentale per 1-0 della non solo gomme Ostia, è la quinta in campionato. Vanno ora a più 8 sul Borgorosso, che in regular season davvero non riesce a vincere. Vittoria di misura a firma di Di Sotto per la non solo gomme Ostia in questa undicesima giornata.